Eccoci qua signori, benvenuti in Casa d'Italia San Babila. Noi abbiamo aperto da circa 2 anni e mezzo cercando di dare un'atmosfera di casa, di famiglia. Noi l'abbiamo strutturata per farla sembrare una casa vera e propria. Qui abbiamo un bar, una cantina di vini. Bella la doccia. Allora, ovviamente la doccia è preallestita in maniera molto personale. Direttamente nell'aereo dalla lounge. E appena arrivano i due ragazzi. Eccoci qua. Smoking is not permitted in any area of the aircraft. La prima volta che ho volato con Alitalia era in economy per andare a New York. La seconda era in business, magnifica, per andare a Delhi. E questa terza volta sto andando a Tokyo, sto volando in premium economy. Equivale alla business di un volo domestico, ecco. Quindi non ti puoi stendere, però hai un posto decisamente più largo con le cosette in più. Sono partito il 2 febbraio per il Giappone perché ho avuto l'occasione di nuovo di viaggiare con Alitalia, che mi ha regalato un volo per Tokyo. Così ho chiamato Blueberry e gli ho detto: Blueberry, che si fa solo in Giappone? E loro gentilmente mi hanno fatto un itinerario che mi hanno messo sull'app di Blueberry e mi hanno regalato anche 2 Japan Rail Pass per viaggiare all'interno del Giappone con tranquillità. E mi hanno sistemato anche in un bellissimo hotel a Ryogoku, il quartiere dei lottatori di sumo, in una stanza decisamente grande rispetto alle stanze giapponesi. Inoltre ho anche organizzato un viaggio con gli iscritti in Corea per quest'estate. Se volete più informazioni andate nel link in descrizione oppure scrivete una mail a Blueberry. Com'è la cheesecake? Mi hanno mentito? È più piccola di come l'avevo vista gli altri. Perché l'hai preso? Perché mi piace assaggiare la roba che non mangiavo. Stiamo cenando da Tenka Sushi. Mi sono preso 9 piattini e bene o male ho speso 12 euro. Ho mangiato 20 pezzi di sushi. Abbiamo trovato uno schermo che ci aiuta qua. Do you know how to go down? Welcome to Amy Amy. Do you know where I can buy Pokemon? Sono riuscito a combinare un incontro con Marco Togni e Andrea Secco e mi porta anche nel negozio dove si compra la frutta costosissima. Una bottiglia di vino che costa più di 20.000 euro. 20.000 euro? Sì, si chiama Romane Conti, è uno dei vini più pregiati del mondo. E quello lì è il Romane Conti del 92, anche quello del 89. 3.500.000 yen e costa praticamente 30.000 euro. A
Senbikia Nihonbashi, la sede principale di questo negozio incredibile dove si vende della frutta costosissima e soprattutto bellissima e di alta qualità. Perché costa tanto? Perché prima cosa è molto bella e viene coltivata in un modo eccellente, proprio tipo questi meloni qua. Io ho visto dei documentari, delle cose dove fanno vedere come coltivano questi meloni e li coccolano come dei bambini, ma ti giuro, proprio li tengono benissimo. E tipo il mango, a parte che era buonissimo tutto, ma il mango aspettano che sia matura al punto giusto, cade da solo, lo salvano con delle reti e poi tramite un computer, uno spettrometro credo, analizzano il contenuto di zuccheri e solo i mango che hanno una certa quantità di zuccheri vengono venduti come Taiyo no Tamago, che è il mango più buono di tutti, e gli altri invece hanno un grado inferiore. Io ho preso il migliore. E quanto costava? 160 euro mi pare. Oh yeah, sì, questo va benissimo, sì. Mi sono preso un kiwi, 7 euro. Ciliegie da 350 euro indicativamente, guardate la perfezione che hanno, bellissime, super. Ho intercettato Marco Togni, io l'ho già incontrato 2 anni fa quando sono venuto in Giappone, ci conosciamo, e lui fa video sul Giappone, sul suo canale, perché vive qua da 4 anni fisso, ma è da 15 anni che io vado e vengo. E lui è proprio diventato famoso perché il suo blog sul Giappone è il più trovato se cerchi informazioni in italiano sul Giappone. Per esempio c'è proprio domanda standard, quanto si guadagna, quanto si spende, se si trova lavoro. Il lavoro si trova molto facilmente, nel senso sei residente, immagino. Se sei residente, ma anche se uno viene qua a studiare. Noi abbiamo il servizio gratuito JappoLife, ci sono italiani che vengono qua e dopo 1-2 giorni già iniziano a trovare lavoro. Ed è legale iniziare? Sì, è legale se hai un visto studentesco, okay. Perché col visto studentesco si può lavorare fino a 28 ore a settimana, 1200-1300 yen all'ora, che sono 9-10-11 euro. Si guadagna un po' più che l'Italia? Sì, si guadagna sicuramente più. E si spende sempre un po' più dell'Italia? Ma in realtà dipende anche lì, perché ci sono molte cose che secondo me costa meno dell'Italia. E ci sono tanti italiani qua a Tokyo? Sono tanti, ma non c'è una vera comunità di italiani, ognuno si fa un po' i cavoli propri, sì. E tu mi dicevi infatti, bene o male, anche perché il tuo lavoro non consiste nel lavorare con gli altri giapponesi, sì, sei freelancer. Sì, ma io in realtà sto lavorando molto facendo in i cosa video. Consiste il tuo lavoro? Soprattutto quest'anno sto facendo dei video per delle prefetture giapponesi, tipo domani mattina vado in Hokkaido per 4-5 giorni a fare dei video. Ho capito, però non è la parte principale del tuo lavoro. No, ultimamente sta diventando molto, mi pagano bene per andare a fare questi video, sia appunto dalla monetizzazione del canale. Del video che tu fai costantemente video su YouTube sul Giappone. Sì. Cioè il canale, come hai visto, va molto bene perché fa tante views. Quell'anno scorso io per un anno non ho fatto video e comunque il canale facciamo un sacco di views sui video. Perché ho talmente tanti video, tante cose fatte nel corso degli anni. Perché a me piace fare video quando mi va e come mi va. Cioè, insomma... E diciamolo perché lo chiederanno, quindi sei qua perché ti sei sposato anche una sì, delle sì, cose. Sì, praticamente io ho conosciuto mia moglie durante un viaggio qua. Poi abbiamo vissuto in Italia e volevamo proprio vivere in Italia per sempre. Noi. Dopo 5 anni che eravamo in Italia, un giorno mi sono svegliato. Noi volevamo proprio stare in Italia, cioè, però un giorno mi sono svegliato e parlavamo e gli ho detto: guarda, andiamo in Giappone. E allora tu qua hai proprio preso casa, giusto? Sì, sì, ho casa, no, stiamo in affitto perché okay. Mi piace di più. Ne parlavamo al Monte Takao, se ricordi. Mi ricordo un grande dibattito sull'affitto e il mutuo. Sull'affitto, il mutuo, le cose. Macchina? Macchina, c'ho la macchina. Ce l'ha perché sì. Tu vivi un po' lontano dal centro? Sì, abbastanza, ma comunque è Tokyo. Ma io c'ho la macchina, ma non per quel motivo lì. Perché mi piace andare in montagna. La musica è bella forte adesso, quindi spero. Te mangi più fuori o più a casa? Tendenzialmente più a casa. Anche se in Giappone si mangia sempre più fuori. Si mangia spesso fuori. E ti cucini la pasta o la roba giapponese? Vabbè, a pranzo quasi, non dico sempre, ma mi piace tanto la pasta, che mi faccio la pasta. Il riso immagino? Non necessariamente. Che costa meno della pasta però. Sì, costa meno della pasta. Però non ti importa niente, dai, cioè, diciamolo. Per un euro in più, un euro in meno, non ti okay. Io compro spesso le cose su internet qua in Giappone. La cosa particolare è tipo io le uova, io mi prendo le uova su internet. Che ovviamente agricoltura, sai, scusami, allevamento non intensivo eccetera, buonissima. Prendo la carne di cervo dall'Hokkaido, ci sono i cacciatori che cacciano e mi mandano questi scatoloni enormi, ma è una roba dentro piena di carne congelata che poi mi dura, e le verdure ogni settimana a casa mia arrivano degli scatoloni con le verdure fresche. E invece le altre cose dove le compri? Su internet? Al supermercato in genere, sì. E non da mangiare? Su Amazon, perché qua in Giappone, anche in Italia arriva veloce, ma il bello del Giappone è tipo la puoi ordinare, mi pare fino alle 4 di notte e ti arriva il giorno stesso, diciamo. Costo
della vita in Giappone com'è? Più o meno dell'Italia? Il costo della vita varia tantissimo, perché ci sono, ad esempio, vi faccio degli esempi, delle agenzie immobiliari dove tu vai e trovi dei piccoli appartamenti, dei buchi, a magari 200 euro al mese in affitto. Quindi un giovane magari di 18 anni che ha voglia di andare via di casa, trovi anche con poco. Però chiaramente ci sono anche degli appartamenti qua in zone top di Tokyo che paghi 10-20 mila euro al mese di affitto, perché sono delle cose, può costare di più ma anche di meno su molti aspetti. Invece, domanda importante che si fa in tutti i posti nel mondo: lato networking, contatti, utilità, no? Specialmente per me che sono un nomade digitale, non lo sono, però potrei esserlo. Se decidessi di andare a vivere qua in Giappone, me lo consiglieresti anche per la questione conoscenze, per trovare lavori, come sono visto come italiano? Allora, in Giappone per venire a vivere qui chiaramente ci vuole il visto. A livello networking, i giapponesi secondo me cercano molto un po' l'originalità. Se il giapponese cerca uno in giacca e cravatta, educato, il giapponese preferirà sempre il giapponese. Perché deve chiamare un italiano se l'italiano è uguale al giapponese? Devi puntare sul tuo essere italiano. Sul tuo essere italiano, cercare di fare qualcosa di diverso. Poi dipende un po' dal tipo di lavoro. Per me è più facile fare i video che faccio nelle prefetture, eccetera, facendo dei video che magari i giapponesi non fanno. Un po' di tutto. Ti comporta anche in maniera un po'... Cerco di fare un po' il giullare, diciamo. E piace ai giapponesi che tu ti comporti in maniera, come si dice, eccentrica? Ma secondo me vedono che è una cosa un po' diversa, un po' esotica, no? È chiaro che bisogna sempre rispettare, essere educati e tutto quanto. Ho visto anche, non so se hai mai visto, ci sono degli youtuber, magari vengono qua, fanno delle stupidate inutili e quelle ai giapponesi non piacciono. L'eccentricità, comunque la simpatia in modo anche rispettoso. Ho intervistato altre persone come Tommaso in Giappone, persone che lavorano e studiano qua a Tokyo, quindi non perdetevi i prossimi video giapponesi se volete sapere come se la passano anche loro. Ma la tecnica ufficiale lo metti qua, quello buchi. Buoni, buoni, buoni. Ormai ogni volta devo andare per forza al Ding Tai Fung. Oh, grazie, grazie. Per la prima volta sto provando il raviolo al cioccolato che fanno come dessert. La pasta di riso quella fuori. È tipo un mochi.